Il Napoli sbanca San Siro vincendo con il Milan per 2-1, chiudendo una settimana da sogno dopo le vittorie con Spezia e Rangers. Dopo un primo tempo di difficoltà, gli azzurri entrano con altra mentalità nella ripresa e sbloccano la gara sul rigore conquistato da Kvaratskhelia e realizzato da Politano, che diventa il nuovo rigorista dopo gli errori di Zielinski con i Rangers. Giroud ristabilisce la parità su assist di Hernandez, ma a decidere la gara è il subentrato Giovanni Simeone, che trova la seconda rete in maglia azzurra dopo quella con i Liverpool, grazie a un super assist di Mario Rui. Vince ancora l'Udinese, che abbatte l'Inter in rimonta, volando nella parte alta della classifica. Cade invece ancora la Juve, che regala il primo successo in assoluto in Al Monza. Vince il Lecce a Salerno per 2-1, successo anche per la Fiorentina sul Verona per 2-0. Si riprende la Lazio, che batte la Cremonese trovando serenità. Vittoria nello scontro salvezza per lo Spezia contro la Sampdoria. Parte male l'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna, che perde in casa con l'Empoli. Vince il Sassuolo nel finale a Torino, stesso risultato fra Atalanta e Roma a favore della Dea. Ora la classifica vede il Napoli e Atalanta al primo posto, inseguita da Udinese, Lazio e Milan. Nella parte bassa della classifica Sampdoria e Cremonese. Il Monza rialza la testa grazie al successo contro la Juve.